Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la Tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19.30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ. Mi vedete? Sì, ci siamo. Oggi appuntamento del martedì, quello con Dimmi la Tua. Oggi avremo un ospite eccellente in terra campana, ma è un uomo, diciamo, di scuola, ma nello stesso tempo è qualcosa di più della scuola. Io parlo in collegamento con la mitica Campania, quindi siamo in Campania e io sono a Lecce, lei in Campania. Parlo con la professoressa Solange Utter. Buonasera, professoressa. Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci seguono. Da Vietri sul Mare. Vietri sul Mare, una bella cosa, una bella cosa. Allora, noi oggi introduciamo questa bellissima intervista perché dal primo momento che ho visto e ho sentito parlare la professoressa in un convegno a Roma, ma più che parlare con lei io voglio fare una chiacchierata, un'intervista sul ruolo da preside, perché lei ieri ha ufficializzato di non essere più a scuola, era già da 3 mesi ma ieri l'ha ufficializzato, l'ha pubblicato anche sulla sua pagina Facebook. E io mi corre premere l'occasione per dire chi te l'ha fatta fare però giustamente dobbiamo parlare della scuola, perché lei fino a ieri era comunque una donna di scuola. Noi prestiamo il servizio a 360 gradi, perché comunque la scuola è importante, professoressa, per tutti le persone, ma anche i bambini che la frequentano. Poi è normale, ci sono i pro, ci sono i contro, ci sono i professori che sono d'accordo, ci sono i professori che non sono d'accordo, però io volevo fare questa idea e introduco la prima domanda, professoressa. Quanti anni ha fatto da preside? Perché ormai dobbiamo parlare in passato. Sì, allora io sono nella scuola nel complesso da 23 anni, di cui 15 come dirigente scolastico, cioè preside, e ho prestato il mio servizio la maggior parte degli anni alle scuole superiori. L'ultimo periodo è di 8 anni, questo era il nono appunto, ad Amalfi, Istituto Superiore Marini Gioia, che comprende 4 indirizzi di studio, tra cui il liceo classico, scientifico, linguistico e istituto tecnico per il turismo, con sedi a Minori, e io proprio avevo fondato anche la sede distaccata di Vietri sul Mare. Quindi per la prima volta nella storia del paese dove io vivo esiste una scuola superiore, quindi è un qualcosa di storico, perché è la prima volta che si va oltre le scuole medie. E quindi io per 15-16 anni ho svolto questa professione con grande entusiasmo, con gioia, e quindi sebbene devo dire che quello che sento oggi è soprattutto sollievo, perché io ho dovuto dimettermi per motivi etici, come penso che tu saprai, perché ci conosciamo, e quindi proprio perché non era più possibile continuare in un sistema che si è palesato per quello che è, cioè un sistema di lager, un sistema dove non c'è più il dialogo, ma si va avanti per illogicità, decisioni e prescrizioni che a mio avviso sono del tutto illogiche e antiscientifiche. Cosa faceva prima di assumere l'incarico da preside, professoressa Utter? Allora, come tutti i dirigenti scolastici, c'è l'obbligo di trascorrere un certo periodo di insegnamento.
perché è proprio prevista dalla carriera di un dirigente scolastico che abbia al suo attivo, prima erano 7 anni di ruolo nella scuola, in qualsiasi grado di scuola, e poi sono stati ridotti a 5 anni. Quindi io prima naturalmente insegnavo, e poi però devo dire che fin da subito ho manifestato l'intenzione di accedere al profilo appunto dirigenziale. Tanto è vero che mi sono bastati pochi anni, quelli necessari a poter accedere appunto al concorso, e manco a farlo apposta ho potuto partecipare a questo concorso nel 2004. Tanto è vero che poi è durato 3 anni il concorso, che è molto articolato, con più prove scritte, più prove orali, e dopodiché nel 2007 io comunque sono risultata vincitrice di concorso e ho preso il mio primo incarico in un posto meraviglioso, cioè a Ravello. A Ravello, che è un luogo meraviglioso, conosciuto in tutto il mondo, e in costiera appunto. Dopodiché sono rimasta sempre in zona, tranne per un anno che in effetti ho svolto il mio servizio a Nocera Inferiore. Ma è soltanto un anno, perché poi tutto il resto del tempo io sono stato, ho lavorato sempre qui nella mia zona, che è appunto la costiera amalfitana, che io amo tantissimo, e sono stata ben felice di svolgere il mio impegno, il mio incarico qui. Tanto è vero che per un certo periodo io avevo proprio tutta la zona costiera, perché c'era anche Maiori, dove avevo in reggenza anche un istituto alberghiero e appunto il Comite, per cui io qui ci vivo da tantissimi anni, dal 91, e appunto a Cetara. Dopodiché, per i primi anni dopo Ravello, ho svolto il mio servizio a Vietri sul Mare, proprio l'istituto comprensivo, e che comprende appunto Vietri e Cetara, che è un altro luogo meraviglioso. E quindi posso dire che sono stata, come professionista, e vivo in uno dei luoghi più belli al mondo. E quindi sono felice. La costiera amalfitana è forse dopo la riviera, la Costa Smeralda, è la più invidiata, diciamo, a livello turistico. Sì. Cosa l'ha spinta a scegliere proprio di fare la preside? Quali sono stati i primi input che hanno dato a lei, come diceva, quella miccia, la fa scattare, che vuole diventare dirigente? C'è stato qualcosa che l'ha spinta maggiormente? Beh, devo dire che io mi sono ritrovata nella scuola, tra virgolette, per caso, perché io ho sempre amato studiare, su questo voglio dire, ho sempre studiato tantissimo, con grande passione, e mi sono specializzata appunto nelle materie umanistiche, ho varie specializzazioni e soprattutto in campo umanistico. Devo dire, io prima di accedere al mondo della scuola, io lavoravo in teatro con le maggiori compagnie italiane, tra cui posso citare Luca De Filippo, la Sissalina Wertmüller, con la quale appunto al San Carlo ho partecipato a un evento che poi è stato trasmesso in Mondovisione, la Carmen di Bizet, e poi una serie di altre compagnie teatrali molto importanti. Quindi io studiavo anche non solo l'università, quella tradizionale, ma anche l'università dello spettacolo, quindi, ed era quella la mia, come dire, la mia passione era quella di recitare, anche perché il mio papà è stato un attore scomparso da poco, un attore che ha girato 51 film, e quindi avevo nel sangue questa passione appunto del teatro, di recitare e quant'altro. Poi mi sono trovata per puro caso appunto nella scuola. In che senso? Sono venuta a conoscenza della possibilità di accedere appunto ai ruoli dell'insegnamento tramite una mia amica. Ho partecipato a questo concorso proprio perché così mi sono impegnata molto, perché ripeto,
ho sempre amato studiare e quindi mi sono trovata nella scuola. Ma nel momento in cui sono entrata nella scuola, immediatamente io mi sono detta sì, la scuola, ma mi piacerebbe accedere al profilo appunto di preside. Ed è quello che ho fatto. Ed è quello che ho fatto proprio perché mi piaceva pensare di poter gestire, di poter, come dire, creare un mio modo di vedere la scuola. Tanto è vero che sono riuscita in parte anche a rendere questa esperienza molto creativa, nonostante la scuola oggi, soprattutto dal punto di vista di un dirigente, sia come una sorta di azienda, no? Dove il dirigente ha delle competenze che sono soprattutto oggi come oggi di tipo amministrativo contabile, legate anche alla sicurezza e quindi che si discostano un bel po' da quello che dovrebbe essere, secondo me, il profilo di un capo d'istituto con il suo carisma e con il suo essere ispirazione per i ragazzi, no? Per gli studenti. Però devo dire che io ho cercato sempre di portare avanti il mio ruolo in equilibrio, no? Tra queste competenze così diverse tra loro. E quindi devo dire che ci sono riuscita con la collaborazione di tante persone che mi hanno sostenuto, di tanti collaboratori all'interno dell'istituto che io ho diretto per tanti anni, e quindi io ho fondato anche un museo di arte contemporanea, Mash Art Contemporary, che è proprio un marchio, e quindi è stata la mia prima esperienza all'interno di questa scuola, dove appunto ci sono attualmente dei murales, delle opere di artisti di chiara fama, e quindi questa esperienza, anche perché devo dire che io ho un passato anche da artista della ceramica, perché qui in Costiera mi sono accostata all'arte appunto della ceramica con il maestro Ugo Marano, scomparso da qualche anno, e che è stato uno appunto dei, come dire, degli esponenti più importanti anche nella transavanguardia, e quindi io diciamo pure che ho frequentato molto gli artisti per un certo periodo, e quindi ho portato dentro di me questa esperienza per poterla poi trasferire agli altri, ed è stato quello che ho fatto anche a scuola, quindi con questa esperienza del Mash Art, che è diventato appunto un marchio e che io porterò anche in altri luoghi, ed ha una caratteristica questa idea, cioè che gli artisti appunto vengano a lavorare all'interno dei luoghi fisici dove lasceranno la propria opera, lasceranno quest'opera nei luoghi che diventeranno a loro volta dei musei, e questi sono Mash Art Contemporary. Adesso io questa domanda mi viene spontanea, perché sì, giustamente quando si fa qualcosa, no, del tipo il primo giorno di scuola, no, il suo primo giorno di incarico, quindi di scuola, è stato lo stesso emozionante come il primo giorno di scuola degli alunni? Sì, molto. Lo ricordo benissimo, ricordo come ero vestita, ricordo i fiori, perché a Ravello appunto il collegio docenti aveva preparato dei fiori per me, e ricordo appunto che era settembre 2007 e io ho parcheggiato e sono andata a piedi verso la scuola, perché appunto è una scuola, per arrivarci bisognava appunto passare la piazza di Ravello, che è una piazza naturalmente pedonale, e salire delle scale, arrivare a quello che prima era la scuola media, quindi dove c'erano appunto gli uffici, ma che mi sembra che adesso non sia più, non ospiti più la scuola, questo devo dire la verità non lo so, però è un convento bellissimo con un panorama meraviglioso, e ricordo benissimo, sono stata accolta dai docenti, dai collaboratori con grandissimo affetto, e quindi è stato veramente molto piacevole.
E quindi un bellissimo ricordo, una bellissima emozione, e quindi Ravello comunque rimane nel mio cuore sempre, sia perché appunto è un luogo meraviglioso e invito tutti anche appena si può a visitarlo, e sia perché mi sono trovata benissimo un solo anno, perché poi ho trovato subito la possibilità di avvicinarmi appunto a Vietri sul Mare. Però insomma, è un ricordo bellissimo, un bellissimo ricordo del mio primo giorno di scuola come preside. Come sono, io un po' gli faccio due domande che poi sarebbe una di seguito all'altra. Come sono stati questi anni in cui è stato preside, e me l'ha detto poco anzi, qual è stato il momento più difficile come preside? Il momento più difficile, devo dire, non uno in particolare, probabilmente è quest'anno, probabilmente quest'anno, perché mi sono trovata in questo, come dire, in questo contesto che io definisco psicopandemico, dove appunto è stato difficile contemperare le varie emozioni, no? Perché da una parte all'inizio, quindi marzo quando appunto siamo stati rinchiusi, e lì c'è stato un momento in cui ognuno di noi ha tentato di capire che cosa stesse accadendo, no? Dopodiché io, e quindi anche con gli alunni, io a distanza ho cercato sempre naturalmente di infondere calma, no, era un momento difficile, io stessa da genitore mi sono trovata a dover diffondere intorno ai miei figli, no, calma, serenità, per quanto difficile. E poi in un secondo momento io sono insorta perché ho ritenuto che questo distanziamento sociale e tutte le misure andassero contro quelli che sono i principi proprio della vita, della libertà. E quindi il momento difficile è stato quello in cui mi sono resa conto che io non sarei più potuta, come dire, permanere all'interno di un sistema che in base a quello che io ritengo stava commettendo e di fatto ancora commette degli abusi, delle violenze contro i giovani, perché il restringimento delle libertà personali non è mai giustificato, no? Soprattutto in un momento in cui ci rendiamo conto che tutto questo terrorismo, a mio parere, è una grandissima esagerazione. E beh, questo... Abbiamo già accennato questo discorso, perché comunque... può piacere come non può piacere, quindi io rispetto anche le idee di tutti quanti, anzi sono contento che molto spesso se ne parli. Adesso le faccio un'altra domanda: si è trovata bene nella scuola? Come giudica gli istituti? Secondo lei è un po' cambiata in questi ultimi tempi la scuola? Mi interessa molto approfondire il discorso scuola. Per quanto mi riguarda, io ritengo che la scuola nel corso dei decenni sia stata sempre più svilita delle sue funzioni pregnanti. È stata spogliata di quelle che sono le caratteristiche peculiari. Quindi ritengo che questa tecnologia imperante non faccia bene ai ragazzi, perché allo stesso modo dovrebbero essere sviluppate quelle che sono le competenze umane, quindi sviluppare quelle che sono le nostre prerogative, che sono umane, noi siamo esseri umani. Ora, che cosa è successo? È successo che sono decenni che la scuola non è più una priorità e non ci sono delle strategie che davvero guardino al benessere dei ragazzi. È una scuola che va completamente destrutturata, visto che ci troviamo in un labirinto di mostri, come io spesso definisco ciò che rimane della scuola, no? Perché quella che noi viviamo adesso non è una scuola. A me sembra proprio un labirinto dove questi bambini, soprattutto i bambini, sono traumatizzati in questo contesto.
Naturalmente il processo di depauperamento, di svalutazione della scuola è in corso da tanto tempo. Io stessa me ne sono resa conto molto prima di questi tempi attuali che stiamo vivendo. Quindi è stata svilita in che senso? Anche per quanto riguarda le ore, parlo di qualcosa che può sembrare banale, no? Ma se tu ad un istituto turistico tecnico per il turismo, dove si studiano tre lingue straniere, no? Vai a diminuire o addirittura in qualche modo ad abolire le ore di conversazione. Faccio un esempio. Che cosa stai facendo? Il bene dei ragazzi? O invece li stai rendendo meno competenti? Poi anche le modalità anche, no? Di valutazione. Cioè il ragazzo viene valutato, no? Con metodi che secondo me non sono veramente all'altezza. Cioè anche oggi come oggi con questa didattica a distanza, no? Invece di andare a valutare lo stato psicologico del ragazzo, ancora invece si insiste, no? Sul nozionismo, cioè invece di cercare di sviluppare nei ragazzi l'autostima, no? Perché l'autostima è la base del processo di apprendimento. Quindi io personalmente sono portavoce di un'idea in movimento, la scuola per la Costituzione, e sto cercando insieme ad altre persone competenti, stiamo cercando proprio di scrivere una vera e propria riforma della scuola, che veda come basi quelle materie che sono state trattate sempre come delle cenerentole, cioè parlo dello sport, dell'arte, della musica, del diritto, della filosofia, no? Proprio per fare in modo che all'interno della scuola si confluiscano tutte quelle, no, capacità che possano fare in modo che i ragazzi sviluppino loro stessi prima di tutto come esseri umani, no? E quindi sviluppando al massimo il proprio potenziale e soprattutto tenendo finalmente presente il fatto che noi esseri umani non siamo carne che si muove, noi abbiamo uno spirito, abbiamo un'anima, no? E pare che questo non sia importante. Noi dobbiamo essere consumatori, secondo, no, il pensiero unico che oggi noi, a cui noi oggi assistiamo, no? Lo scempio, la deriva a cui noi assistiamo, no? Dobbiamo stare in casa, dobbiamo stare davanti alla televisione che ci imbottisce di menzogne, no? L'unico pensiero è quello televisivo e dobbiamo stare lì a mangiare cibo spazzatura. E questo che cos'è se non un allevamento intensivo di consumatori che siamo noi? E invece no. E invece noi dobbiamo fare l'esatto opposto. Prima di tutto, una scuola dovrebbe essere bella, accogliente, no? Una scuola dove ci siano degli spazi vivibili, non spazi decorativi, questi parchi dove si parcheggiano le macchine, ma parchi dove i ragazzi possono restare a contatto con la natura. Io sempre nella mia gestione appunto delle scuole dove io ho lavorato ho sempre agevolato il contatto dei ragazzi con la natura. Ho avuto la fortuna di lavorare in questi luoghi dove abbiamo il mare, abbiamo anche delle colline, dei luoghi splendidi. Io per esempio, per dirne una, come accoglienza, come prima accoglienza dei ragazzi delle prime, abbiamo sempre organizzato delle gite in barca, per dire, no? Alla bellissima grotta dello Smeraldo che abbiamo proprio qui a Conca. E quindi voglio dire, ecco, fare in modo che i ragazzi amino stare a contatto con la natura, che possano dimenticare un po' anche il telefonino, che possano, come dire, immergersi anche nel silenzio. E quindi tutto questo, a mio avviso, deve confluire all'interno di un sistema scolastico, dove anche il
modo, appunto, il reclutamento deve essere diverso. Cioè, noi non possiamo reclutare persone che oggi come oggi, invece di infondere coraggio, vediamo che non vogliono tornare a scuola. Cioè, io conosco tanti docenti bravissimi, veramente persone valide, ci mancherebbe, però noi assistiamo anche a docenti che non vogliono tornare, che hanno paura, che vogliono stare con 3-4 mascherine. Questo, a mio parere, non è un atteggiamento giusto nei confronti dei ragazzi. I docenti devono dare coraggio, devono dare fiducia. Docenti preside che lo fanno, ci sono, io conosco parecchi, tanti docenti che veramente l'hanno passata anche in piena persona la pandemia, quindi sono, come devo dirti, anche hanno anche uno spirito di coraggio. Ci sono esempi e ci sono esempi diversi. Io questo lo dico, però non dobbiamo più nasconderci, no, con la testa sotto la sabbia. Ci sono, e infatti lo sottolineo sempre, io ho avuto la fortuna di avere dei collaboratori eccellenti e quindi io conosco benissimo la realtà della scuola italiana, no? Però se noi facciamo finta che tutto vada bene, non cambieremo mai nulla. Allora, ci sono delle realtà eccellenti, tanto è vero che io dico spesso e volentieri la scuola si basa sul volontariato. Molti docenti, no? Poverini, con le loro forze portano avanti un discorso, perché gli organi competenti sono completamente latitanti. Oggi vogliono mostrare il loro interesse ipocrita sulla salute dei ragazzi, ma io posso assicurare che tutto questo interesse io non l'ho mai visto, non l'ho mai visto. Anzi, noi, ecco, operatori scolastici, ci siamo spesso e volentieri occupati anche, come dire, per quanto riguarda competenze che non erano le nostre. Quindi che ci siano molti docenti bravissimi, sono la prima a dirlo, tanto è vero che chi mi conosce sa che io ho sempre lodato, no, pubblicamente tutti i docenti che si sono sempre spesi per il loro insegnamento. Ma devo dire, sono molto delusa dal fatto che la scuola, e io intendo la scuola tutta, non sia insorta e che ha, come dire, accettato delle prescrizioni che sono andate ben oltre, no, la tutela e ben oltre la protezione da un contagio. Io penso che la scuola avrebbe dovuto insorgere, questo l'ho detto sempre e lo ribadisco, perché poi che ci siano degli insegnanti bravissimi, ma che nessuno lo ha mai messo in dubbio, no, che hanno vissuto sulla loro pelle, ci mancherebbe altro. Però questo non significa che è tutto bello, è tutto oro, perché questi docenti che consentono ai bambini di stare con queste mascherine, anzi ci sono dei docenti che acuiscono, cioè che significa? Che se per esempio il ministero ha dettato le linee guida del protocollo sanitario, no? Che sono ad esempio che al banco si può abbassare la mascherina, ci sono docenti invece che pretendono che questi poveri bambini debbano stare 6-7 ore con questa mascherina. Io queste persone non le rispetto e continuerò a non rispettarle. Quindi è semplice. Quando meriti rispetto, io sono la prima a dare rispetto. Però ci sono anche persone che questo rispetto non lo meritano. E non è che dobbiamo stare ad addolcire la pillola, dobbiamo dire la verità. Quindi un domani, a mio avviso, chi vuole, ecco, entrare nel mondo della scuola e vuole fare l'insegnante, no, è bene che sia una persona, come dire, che sappia che è una missione, cioè che tu hai a che fare con i figli degli altri e che devi saper aiutare, non trasferire la paura, perché la tua è una funzione pedagogica, no? Allora, perché se io voglio avere paura, no, io certamente posso avere paura, però se ho una funzione, no, tu immagina un capo di Stato che deve infondere, come dire, coraggio, lo vediamo, no, quello che stanno combinando al governo, io invece di dare coraggio come un buon padre di famiglia mi lascio prendere dall'isteria. Ebbene, questi non sono docenti, a mio avviso, bisogna dire la verità. Poi ce ne sono tantissimi.
Parliamo un pochettino degli alunni, professoressa. Cosa pensano degli alunni? Questa è una domanda. Che cosa devono pensare? Gli alunni, io cosa penso degli alunni? Gli alunni sono i nostri figli. Lei, scusami. Cosa non ho capito. Cosa pensano gli alunni di lei? Ah, questo non lo so. Io spero che insomma in molti abbia lasciato un buon ricordo. Io ho fatto il mio, io dico sempre il mio massimo, cioè quello che io ho potuto, no, fare, e con tante manchevolezze, ci mancherebbe altro, lo so benissimo, però io mi sono, li ho trattati come tratterei i miei figli, cioè sono stata molto presente, ho cercato laddove ho avuto la possibilità di dare una mano, al di là del mio ruolo istituzionale, cioè significa spesso e volentieri, come dire, ero presente notte e giorno, soprattutto per le ragazze che spesso presentavano dei problemi familiari, psicologici. Io ho cercato di dare il mio massimo, ho cercato di trasferire la disciplina, l'amore per la cultura, e ho cercato di aiutare sempre i ragazzi, naturalmente con il mio carisma, il mio ruolo, che è un ruolo comunque, è stato un ruolo apicale all'interno della scuola, e quindi pretendendo rispetto ed educazione, che credo che sia alla base di qualsiasi rapporto. Io ho un ottimo ricordo dei miei alunni, ho voluto bene sempre a tutti, con le mie modalità, naturalmente sono stata una preside molto attenta alla disciplina, all'educazione, e credo che questo sia stato anche apprezzato. Quindi non posso dire nessuno di noi è amato da tutti, e questo l'ho sempre messo in conto, però la mia coscienza, soprattutto da quando ho lasciato la scuola, è sempre più specchiata, perché io non potevo collaborare a un sistema che per quanto mi riguarda è un sistema di lager. Quindi io ho sempre cercato di operare in coscienza, e infatti ho lasciato un posto di lavoro proprio per conservare la mia coscienza pulita, perché un domani io non voglio essere annoverata tra coloro che hanno collaborato a questo scempio, al quale purtroppo o per fortuna assistiamo tutti, non si può più nascondere. Adesso le faccio delle domande molto, molto significative, perché innanzitutto sappiamo la professoressa Solage è una scrittrice, ha fatto un libro sulla riforma della scuola, come vorrebbe la scuola, quindi comunque ha fatto un libro, sta in fase, come lo vedete nella locandina, ha realizzato un libro che è già pubblicato sul blog. Cosa fa nel tempo libero? Ci parlaci un attimino del libro. Che abbiamo il tempo contingentato anche noi. Certo. Allora, prima di tutto, ecco, io scrivo da sempre, e infatti fin da bambina ho sempre manifestato la passione per la scrittura. Ho già al mio attivo un altro libro che ho pubblicato, e quello che ho pubblicato adesso in realtà è Dal fango estraggo l'oro. E in effetti tratta di questo contesto pandemico, così come l'ho affrontato io, e tutta la prima parte, appunto, il racconto di come io con la mia famiglia abbiamo vissuto questi mesi di angoscia, e poi qui c'è l'analisi delle linee guida piano scuola 2020-2021 alias protocollo sanitario, e quindi c'è una forte critica a queste linee guida, e che a mio parere andrebbero abrogate, questa legge andrebbe abrogata, e dopodiché però io proseguo e con delle soluzioni quantistiche, cioè io da counselor filosofico, quale sono, suggerisco alle persone come appunto cercare e ottenere il benessere. Quindi il benessere da questo disagio che tutti quanti stiamo vivendo. All'interno di questo libro troverete anche il mio discorso alla Camera dei Deputati, alla sala stampa della Camera dei Deputati del 3 settembre 2020, anche il mio discorso alla Marcia della Liberazione a Piazza San Giovanni a Roma di ottobre, e c'è anche il mio primo grido d'allarme,
che risale ad aprile, quando io scrissi questa lettera a tutti i giornali, e un solo giornale mi ha risposto e ha pubblicato questo mio grido d'allarme su quello che insomma stava per accadere di lì a poco. E in questo libro ci sono tanti come dire, suggerimenti anche per riflettere, per capire che cosa veramente sia accaduto. E la mia idea di scuola, diciamo, c'è qualche momento in cui si parla anche della mia idea di scuola, ma la mia riforma scolastica è ancora in fase di realizzazione, perché ci sto lavorando da poco con questo gruppo di collaboratori, e quindi sarà una prossima pubblicazione, ma rappresenterà in quel caso una vera e propria idea che si dovrà, secondo me, realizzare per la nostra scuola autentica, basata su valori universali. Però questo libro, che è pubblicato da poco, questo libro invece tratta proprio del momento che stiamo vivendo, a partire appunto da marzo scorso, dalla mia, come dire, dalla mia prospettiva sia di persona di scuola, sia anche di genitore. Cosa farebbe che andrebbe in pensione? Ce ne vuole. Allora, io prima di tutto dovrei andare in pensione fra molti anni, nel senso almeno 14 anni. E io adesso sto lavorando, a parte sto portando in giro il mio libro con delle presentazioni in tutta Italia, e poi ho ripreso la mia attività di counselor filosofico, che è un professionista che tratta il disagio esistenziale nelle persone con, appunto, con dei metodi culturali. E dopodiché io sono parte anche di un'associazione di scuole, appunto, di homeschooling, e in più, appunto, sono alle prese con questa riforma che sto scrivendo. E quindi lavoro tantissimo, lavoro, voglio dire, sempre in ambito culturale, e a breve, appunto, mi occuperò anche del Mashart, di questo, appunto, museo, questo marchio Mashart Contemporary, e quindi mi interessa molto anche l'arte. È un qualcosa veramente, veramente di fantastico, professoressa. Adesso ci è rimasto poco tempo, sono contento di averla intervistata. È inutile che gli dico dare i consigli ai ragazzi, perché in questo momento l'unico consiglio che possiamo dare è, io lo dico poi, stare a casa, comunque fare qualcosa di diverso, perché comunque c'è chi la pensa come noi, c'è chi come lei ci la pensa in modo differente, quindi ognuno è libero di scegliere. Però io, da buon, come dire, vista, devo fare la par condicio sia da una parte che dall'altra. E io i consigli che riguardano i social, perché in questo momento i social, sì, è vero, sono importanti, ma nello stesso tempo, professoressa, lo sa benissimo che cosa sta succedendo con TikTok. Io, mi piace che una professoressa dica effettivamente l'uso dei social a livello mentale, perché lei, come dice, chi soffre mentalmente lo sa, no? Lo cura. Quindi voglio un attimino capire. Salutiamo Stefania Paris, che si è collegata. Ciao Stefania. Un attimo i social, fare un discorso sui social, abbiamo veramente il tempo stringe, professoressa. Qualche notizia sui social, l'uso e l'uso delle vediamo le challenge, vediamo qualsiasi cosa. Vai, sì. Uscite. Allora, io penso questo, che i genitori devono essere attenti, non demonizzare, ma essere con i ragazzi e sapere che cosa fanno i loro figli. E soprattutto in questo momento i social possono essere quello spunto per poter essere in comunicazione con gli amici, no? Con il mondo esterno. Anche se io dico questo, bisogna ogni giorno, con gran metodo e disciplina, svolgere sport e cercare comunque di stare all'aria aperta il più possibile. Quindi le restrizioni non devono significare galera,
Noi dobbiamo trovare invece il modo per stare fuori, per fare attività all'aria aperta che è fondamentale al benessere. Quindi i social dipende come tutte le cose, no? Dipende come vengono utilizzati questi social. È naturale, noi lo sappiamo che dietro, no, c'è sempre questo potere, c'è sempre questa manipolazione occulta. Noi lo sappiamo benissimo, no? Quindi noi genitori, quanto più sono piccoli i nostri figli, tanto più dobbiamo stargli, no, vicino, stare loro vicino, nel senso di sapere che cosa sta facendo mio figlio in camera con questo computer o col telefonino, no? È ovvio che oggi come oggi questo telefonino, no, ha un uso spropositato, eh? Noi dobbiamo cercare, ma fin da piccoli, di proporre delle alternative. Cioè, se noi abbiamo un rapporto con i nostri figli, no? Il rapporto è fatto di parole, di dialogo, di uscite, di gite, no? Anche di momenti culturali, guardiamo un film insieme, mettiamo musica in casa, facciamo la seduta di allenamento insieme, parliamo. È chiaro che se noi non abbiamo questo rapporto, i social diventano un modo anche, no, per parcheggiare i nostri figli, no? Spesso capita che qualche genitore, pur di non sentire più il bambino, gli dà il telefono. Non sto dicendo nulla di particolare, è così che vanno le cose, no? E invece no, dobbiamo essere, come dire, in questo dobbiamo anche impegnarci, cioè, ma creare fin da piccoli, no, un rapporto con i nostri figli. E quindi nel momento in cui c'è un utilizzo di questi social, sarà il ragazzo, la ragazza che è già abituata ad avere un rapporto con i genitori, no, a chiedere aiuto magari, no, se c'è qualcuno che molesta, se c'è qualcosa di strano. Se io ho un rapporto con mio figlio, mia figlia, sono sicura che me lo diranno, no? Quindi dipende molto da questo, da quello che noi abbiamo seminato con i nostri figli. Non è che ci si improvvisa a 20 anni, creiamo un rapporto, lo dobbiamo creare fin da piccoli, no? Cioè col fatto che abbiamo un rapporto prima di tutto umano. Poi i social in questo momento possiamo, ciao Stefania, possiamo anche, come dire, da concedere un utilizzo, no, un po' più, meno limitato, ma perché lo sappiamo, se i nostri figli prima uscivano, no, e si ritiravano, parlo chiaramente degli adolescenti, quelli un po' più grandi, il sabato uscivano, si ritiravano a mezzanotte, oggi come oggi è più difficile questa cosa, no? Ed è chiaro che si sente maggiormente, no, questo desiderio di stare in comunicazione con gli amici, ma anche questo fa parte del piano, senza fare complottismi. Il piano è quello di tenerci chiusi, di tenerci distanti, no? Quindi io presenza, perché qua in presenza noi dobbiamo stare, non dobbiamo dimenticarci dei rapporti umani, non dobbiamo dimenticarcene. Va bene, professoressa, è stato un piacere intervistarla. Io le giro anche il link della diretta. Già, grazie, anche per me. Sono sempre al suo compito a disposizione quando vuole. Grazie. Amico, possiamo sentirci e dialogare. Io la saluto, le mando un grosso in bocca al lupo. Se vuole spedirmi la copia, la ben accetto del libro, perché ho la libreria anch'io, quindi ogni tanto mi diverto e lo leggo il libro. Quindi sono più che contento. La saluto. Grazie. Vediamo alla prossima. Noi giovedì avremo un altro ospite, sto indeciso chi, lo annuncerò domani, ma molto probabilmente avremo in diretta l'ex rettore dell'università La Forgia, ex direttore dell'università del Salento, dottor Domenico La Forgia, quindi è un ingegnere. Parleremo anche lui di ingegneria, quindi anche di scuola e università. Va bene. Va bene, arrivederci a tutti. Saluti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Radio Ok, in collaborazione con Magilla Spettacoli, presenta Dimmi la tua, interviste con i personaggi e gli artisti del momento, ogni martedì, giovedì e sabato alle 19:30, in diretta live sulla pagina Facebook Radio Ok. Conduce Daddy DJ.